Ciao a tutti amici di YouTube e benvenuti in un nuovo tutorial. Oggi iniziamo col capitolo 3, e cioè i dettagli. Perché voi potreste chiedermi come avete effettivamente fatto? Tu hai caratterizzato e definito secondo il tuo stile, sapendo già costruire il viso con occhina su e bocca. Ma se parto da zero, come faccio a conoscere questi elementi? E se voglio imparare a disegnare occhi, naso, bocca, orecchie e capelli, non nel mio stile, ma imparare il concetto per disegnarli e magari disegnarli in molti stili, dal più semplice a quello un po' più realistico. Come faccio? Benissimo, questo terzo capitolo parlerà proprio dei dettagli e tratteremo uno per uno gli elementi sempre del viso. Quando finiremo col viso passeremo ad altro. Inizieremo intanto spiegando il concetto di capelli e come poterli disegnare, che cosa c'è da sapere sui capelli per poterli disegnare bene. Dopodiché andremo a mettere i capelli ai tre visi che io precedentemente ho disegnato, cioè quelli lì che avete seguito finora. Ok? Proviamoci assieme. Andiamo a disegnare. Cominciamo subito, ragazzi. Allora, qual è il primo passo? Il primo passo è sicuramente avere una testa su cui disegnare i capelli. Non allenatevi mai a fare capigliature così a casaccio senza avere una testa. Allora, disegniamo un cerchio. Facciamo che questa è la metà, un poco più in basso, avrò la linea degli occhi, ok? Quindi lo trattiamo come se fosse la testa. Ora, che cosa c'è da sapere sui capelli? Beh, dovete sapere che per disegnare bene dei capelli dovete tenere in considerazione due rose. Sapete già che cos'è una rosa? Beh, non stiamo parlando sicuramente del fiore, ma la rosa nella testa, una la conoscerete al 98%, credo che sappiate tutti, che è quella che sta dietro la nostra testa, o da una parte o dall'altra, dipende, può essere a sinistra o a destra, ok? Quindi ve ne accorgerete da voi stessi o dalle persone che vi circondano che abbiamo questa rosa. Che cos'è, per chi non lo sapesse? La rosa è semplicemente dove partono i capelli, è un punto in cui da lì inizia una rotazione. Che cos'è una rotazione? Questo è il nostro punto, da qui iniziano a fare questo i nostri capelli. Ok, vediamo più vicino. Ok, e così via. I nostri capelli nella nostra testa prenderanno questo giro. Ma non è sempre così, perché potrebbero essere verso destra o verso sinistra, ok? Quindi capiamo solo quello. Nella nostra testa dobbiamo tenere in considerazione due rose, e queste due rose hanno un senso di rotazione. E perché ci serve sapere questa cosa? Beh, sicuramente non possiamo disegnare dei capelli fatti in questa maniera, oppure dei capelli fatti così. Capite? Quindi dobbiamo cercare il modo di disegnare i capelli in modo naturale e che non sembrano fatti a casaccio. Ok, quindi come possiamo trovare le due rose e applicare questa rotazione? Abbiamo spiegato che la rosa che praticamente tutti conosciamo è quella che sta dietro la nostra testa, ma io ho detto che ci sono due rose sul nostro viso, sulla nostra testa. Dov'è la seconda? Beh, dobbiamo trovarne un'altra sulla fronte del personaggio. Ora, io andrò più veloce col video, ma definiamo almeno il viso. Per definizione del viso intendo anche solo il contorno, senza gli elementi interni. Ok, eccoci qua. Dopo aver definito il contorno, possiamo andare a tracciare queste nostre rose sul viso. In che modo? Benissimo, abbiamo detto fronte e dietro. Semplicemente dobbiamo cercare, quando creiamo il nostro personaggio o copiamo un personaggio, se lo copiamo, certo, dobbiamo con i nostri occhi andare a vedere dove sono queste due rose. Dobbiamo fare un esempio, perché so che è difficile da capire all'inizio. Allora, andiamo a creare una specie di attaccatura dei capelli al personaggio sulla fronte, più facilmente possibile. Andiamo qui dalle basette, saliamo un po' sopra i cerchi dove saranno i nostri occhi e andiamo, la facciamo così, bella piatta, un po' tondeggiante, non ci importa la forma, ok?
Ok, questa sarà la nostra attaccatura dei capelli sulla fronte. Benissimo. Dobbiamo, se lo stiamo creando, decidere noi dove sarà la nostra rosa. Mentre, se è un personaggio, dobbiamo individuarla. Io parto col fattore che lo sto creando. Dove devo mettere la mia rosa? Sicuramente non più basso di questa linea qui. Perché? Perché sulle basette non abbiamo un inizio di capelli, una rotazione, ok? Quindi deve essere su questa linea qui sopra. Benissimo. La posso mettere sia a destra, a sinistra, a centro? Sì, posso. Dietro, solo a sinistra o solo a destra. Davanti, sia a sinistra che in centro che a destra. Credo che sia tutto chiaro. Lo facciamo a sinistra. Benissimo. Mettiamo una X qui. Questa sarà la mia rosa. Che cosa succede mettendo una rosa lì? Che i miei ciuffi da questo punto, ciuffi di capelli, faranno così a destra della rosa, così a sinistra della rosa. Perché da questo punto non posso fare questo? Perché il senso di rotazione me lo impedisce. Semplicemente il giro del capello è questo, dalla rosa in poi. Ok? Quindi questo darà tutta la naturalezza al nostro capello. Proviamo a dare dei ciuffi, piccoli ciuffi. Io lo faccio in stile manga, un po' spessi, giusto per... e a chiudere la nostra fronte. Ok? Con qualche ciuffo, sempre tenendo il senso di rotazione, chiudiamo la nostra fronte. Che cosa facciamo adesso? Beh, dobbiamo ricordare che dalla fronte, che da questa rosa qui, sempre faranno questo giro i capelli, ok? Quindi tutta quanta la capigliatura deve essere in questo modo. Ma aspettate, abbiamo detto che c'è la seconda rosa e quindi questi sensi di rotazione possono andare in conflitto? Cioè, uno può essere diverso dall'altro? Assolutamente no. Quindi è più semplice del previsto. Tutte e due le rose, scelta la rotazione, sono identiche. Benissimo, saputo questo, c'è però una seconda regoletta. Qual è? Che se io ho messo una rosa in questo punto, non ne posso fare una dietro qui. Perché tra queste due si formerebbe una specie di linea, in questo senso che taglierebbe la testa in obliquo. E questo non è corretto, non c'è una riga che taglia i nostri capelli in questo senso, capite? Quindi il senso di rotazione così è impossibile. E quindi qual è il modo giusto per disegnarlo? Beh, abbiamo una sola possibilità. Se abbiamo deciso di costruire sulla fronte una rosa a sinistra, la nostra rosa dietro la capigliatura sarà a sinistra. Semplice, no? Quindi, se la facevamo a destra, quindi di qui, era a destra. Ma io ho detto prima una cosa, vediamo chi è stato attento. Sì, non mi potete rispondere, andrò avanti da solo. Ho detto che sulla fronte possiamo farla sia a destra che a sinistra, ma anche centrale. Beh, se l'attaccatura dei capelli è centrale, allora potrò fare o a destra o a sinistra. Ricapitoliamo l'ultima volta. Se lo faccio a sinistra come adesso, dovrò fare l'attaccatura dietro la rosa a sinistra. Se la facevo a destra, solo a destra. Se la faccio in centro, sia a destra che a sinistra. Tutto chiaro? Dovremmo essere a posto. Quindi continuiamo. Ok, quando abbiamo deciso i due punti, e quindi in questo caso saranno a sinistra e a sinistra, decideremo quanto spessi, quanto densi, quanto fitti siano questi nostri capelli. Che cosa intendo? Il volume dei nostri capelli ha una sua larghezza. Non dovete mai, quando disegnate questo, attaccare i capelli così. Che cosa c'è di errato? Effettivamente sto andando avanti con la rotazione del capello. Da qui vado di qui, da qui posso andare di là. Ma che cosa c'è che non va? Non riuscite a vederlo da soli? Siamo troppo attaccati alla testa. Non va bene. Questo perché partiamo direttamente dalla cute e ci alziamo disegnando i capelli. Questo non è corretto. Quando dobbiamo disegnare dei capelli, dobbiamo decidere innanzitutto il volume che avranno i nostri capelli.
Per farlo inizialmente, io vi consiglio questo esercizio. Ora prenderò una matita blu per farvelo capire meglio. Ok, questa è la nostra testa, cioè il cerchio che avete disegnato e definito all'inizio. Perfetto. Definendo un volume, cioè una larghezza, dobbiamo estendere i capelli per tutta la testa. Andiamo sul pratico per capirci meglio. Qui ho la mia rosa. Il mio capello si alza forzatamente. Il capello non può fare questo, ma curva per uscire fuori. Osservate anche i vostri capelli. Quindi, questa è la mia larghezza? Benissimo. Per tutta la testa teniamo questa larghezza qui. Questa. Ok? La teniamo per tutto il capello. A che mi serve fare questo? Che adesso se io uso questo volume per i capelli in tutta la testa, verranno giusti e non di qui un po' più schiacciati, di qui alti, oppure qui con più capelli e lì meno. Non stiamo parlando di capigliatura, lo stile dei capelli è vostro, se qui ce l'ha rasato è chiaro che qui lo terrete più attaccato alla testa, mentre se da questo lato lui li allunghi, glieli farete lunghi, quello è un'altra cosa. Ma se ha una capigliatura uguale, manteniamo lo stesso volume dei capelli in tutta la testa, così verranno naturali, seguendo la rotazione chiara della nostra testa. Benissimo, ho spiegato queste regole, andiamo a disegnare i nostri capelli. Abbiamo dato lo stile già sulla fronte, seguiamo anche la rosa in questo punto. Vedete? La mia capigliatura ha una sua rotazione, dalla rosa a destra da una parte, a sinistra dall'altra. Così saranno più naturali. Cerchiamo di cancellare le linee in mezzo. Saranno uguali di dimensione da una parte all'altra e possiamo utilizzare ancora delle linee per cercare di aumentare il volume dei nostri capelli, come qui c'è la mia rosa. Aumentiamo magari questi ciuffi facendo vedere che partono direttamente da lì. Aggiungerne anche all'interno, sempre osservando il senso di rotazione. Siate fantasiosi, aggiungete ciuffi quella. Ora, io non disegno molte volte i capelli in questa maniera, però diciamo che se osservate tanti manga e anime potete imparare tantissimi stili di capelli. Ok? Questo però diciamo che potrebbe servirvi quando state disegnando un taglio maschile manga, per capire appunto i sensi di rotazione. Quindi, ultimo riepilogo su questo. Due rose, una e due. Mi sembra di aver spiegato bene che se a sinistra sta a sinistra, se a destra sta a destra, se è centrale può essere sia a sinistra sia a destra. E quindi osserviamo sempre il senso di rotazione per dare una maggiore naturalezza ai capelli. Per la larghezza osserviamo il volume di tutta la capigliatura, non facciamolo troppo più grande in una zona e troppo più piccolo in un'altra. Quando facciamo le nostre bozze possiamo sempre riprendere meglio ciò che facciamo. Per esempio, magari qui mi sembra un metro troppo largo in confronto all'altro, allora lo stringo di più. Ok? Però lo possiamo osservare dopo. L'importante è capire bene dove sono le nostre rose e il volume della capigliatura. Ma seguitemi ancora. Facciamo un altro cerchio. Non c'è bisogno più che ve lo spieghi. Quindi, sotto la metà facciamo gli occhi, tagliamo in due il viso, scendiamo un po' e costruite la faccia. Stavolta cercatela di fare più minuta, perché andremo a costruire dei capelli per una ragazza. Benissimo. Ok, non cambia niente ragazzi, quindi se avete saltato cercando di voler sapere come si disegnano i capelli femminili, ritornate indietro perché vi servono delle informazioni. Detto questo, dobbiamo disegnare anche qui l'attaccatura dei capelli. E voi potreste dire, ma la mia, la frangia,
che sia quella piena, che sia quella obliqua, tagliata, non importa. La mia ha i capelli davanti alla faccia, non importa. L'attaccatura ci serve per sapere dov'è la rosa e il senso di rotazione dei capelli. Dobbiamo dare una buona naturalezza ai capelli, quindi ci serve sapere dov'è. Poi dopo, quando sarete più pratici, non la farete neanche, perché la penserete e proverete senza. Ok, facciamo anche qui. E la facciamo centrale. Ok? Centrale. Se ho dei ciuffi di capelli, i capelli farebbero, se avete capito bene, tac e tac, un po' a fontana, diciamo, una parte e una dall'altra. Ma se avete ascoltato me prima, io ho detto, se la ragazza che disegno ha una frangia, tante volte non le vediamo così, ma hanno i capelli tutti uniti, quindi diciamo, dov'è la loro rosa? Beh, la loro rosa è sempre sulla loro fronte, ma quei capelli vengono pettinati, quindi tirati un po' a forza, tante volte stirati, ci sono tanti metodi ormai, lo sappiamo, e quindi viene un po' forzata quella naturalezza che hanno i capelli, quindi è una cosa diversa. Quindi ora che abbiamo inserito la nostra rosa qui al centro della fronte, cerchiamo di creare questa nostra frangia. Non c'è nulla di più semplice dopo che l'abbiamo creata in questa maniera, semplicemente i nostri capelli saranno da dritto a sempre più girati, ok, tenendo questo ritmo, questo tratto, tutti curveranno all'esterno verso questo punto qui, centrali saranno sempre più attaccati, ok? Ma ricordiamoci che hanno un volume, quindi non saranno piatti così sulla fronte, ma partendo da qui la nostra frangia potrebbe avere questo effetto, quindi andiamo a disegnarla. Andiamo a mettere la rosa dietro. Mettiamo caso che stavolta ce l'abbiamo a destra. Creo il volume dei capelli. Stavolta è una ragazza, quindi se abbiamo tanti capelli, scegliete un volume molto più voluminoso. Facciamo giochi di parole. Ok? Quindi questo è sempre lo spazio necessario per i nostri capelli. Cerchiamo di, ok, possiamo aggiungere quelle che sono luci alla nostra capigliatura, giusto per rendere molto più il senso di rotazione proprio. Detto questo, questa è una capigliatura molto semplice, molto liscia, mettiamola così. Ci sono tantissime capigliature che non possiamo fare una per una, come trecce, code, eccetera eccetera. Il capello deve seguire, ricordiamoci solo quello, un senso. Quando facciamo per esempio una coda e magari, che ne so, qui c'è il nostro codino, ok, questo è il nostro elastico, i capelli devono essere tirati in quel punto. Quindi siamo logici, quando mettiamo una cosa del genere non possiamo tenere una capigliatura così e avere un codino, un qualcosa che fuoriesce da quell'elastico. No, devono essere i capelli tirati in quel punto. Capite cosa sto dicendo? Quando i capelli sono tirati in quel punto, allora sembra molto più naturale fare un codino. Beh, quindi cerchiamo di essere logici, e lo so, non sarà facilissimo all'inizio, magari chi non è pratico a disegnare capelli e li ha sempre fatti magari sbagliati o si è accorto di fare errori sui capelli, ma cercate di seguire quindi le due rose, il volume dei capelli e il senso di rotazione, e già avete fatto un enorme progresso. Per imparare queste cose qui, copiate e ricopiate i maestri dai vostri personaggi preferiti o provate a inventarli. Ricordate solo che se ci sono queste cose qui, come elastici, codine, cerchietti, è come se stiamo rimettendo un punto però dove tutti i capelli si congiungono, quindi arrivano tutti in quel punto. Quindi cerchiamo di mettere quell'accessorio e i capelli devono concentrarsi su quel punto, ok?
tutto qua, ragazzi. E chiaramente non possiamo fare una codina se i capelli qui scendevano e salgono anche contemporaneamente. Questo è stato un esempio per la coda. Sui capelli non c'è altro da dire oltre queste regole, quindi andiamo a vedere adesso come posso io applicarle sui miei capelli davanti, profilo e tre quarti. Il mio personaggio ha una rosa qui centrale e un'altra sulla destra. Andrò ad applicare la stessa cosa e poi commenteremo assieme. Benissimo, ho finito la capigliatura del mio personaggio vista da davanti. Come vediamo, ha una zona tutta liscia da un lato e una zona con dei capelli un po' più sparati, un po' più voluminosi da un'altra. Però segue sempre un senso di rotazione. Ho messo, se vedete, questa linea qui che è il volume dei capelli e quindi liscia ci sta praticamente sopra. Dopodiché sale e ritorna, ma non arriva mai oltre questa linea qui, ok? Quindi sempre il senso di rotazione che da qui va verso questo punto, invece da qui va verso questo punto, centrale per la fronte, e ho fatto dei miei ciuffi. Ricordiamoci sempre che è una bozza. Se non ci piace qualcosa possiamo alzare, abbassare, eccetera, eccetera, aggiungere, cancellare quanto vogliamo e arriviamo al nostro punto. Come vedete ho aggiunto anche dei piccoli dettagli come un neo sull'occhio destro e un orecchino, una perlina nera su quest'altro. Ok? Semplicemente sono i dettagli che aggiungiamo alla fine di un disegno. Andiamo a vedere come questi capelli saranno di profilo. Andiamo. Ok, per l'attaccatura dei capelli è sempre identico, bisogna capire com'è la nostra basetta o se non lo sappiamo è coperta eccetera eccetera, facciamo sempre più semplice possibile. Dietro sarà all'incirca in questa zona qui e rifacciamo le nostre rose per ricordarci. Andiamo a disegnare i capelli, dopodiché commentiamo. Ok, lo so che sembra un po' un mezzo punk e a parte che a me la capigliatura piace anche molto, esuberante o che altro, chiaramente ha il suo perché, non sto neanche qui a spiegare, cioè quando create una capigliatura al personaggio dategli un perché, è in quella maniera, è vestito in un certo modo, lo stile che diamo proprio al personaggio, quindi cercate di creargli una storia dietro a tutti i dettagli che gli date, ok? Quindi, detto questo, la capigliatura è questa qui. Come avete visto, anche qui ho usato uno stesso volume. Chiaramente ho alzato un po' più qui dietro, semplicemente perché qui sono più lunghi e qui vanno ad accorciarsi. Ricordatevi che voi vedete sempre un po' più ovalizzato. Ok, quindi vedrete un po' più ingrandito verso questa zona e meno su questa. Però alla fine farò sempre delle foto per farvi capire e vedere bene tutto il risultato finale. Abbiamo fatto il frontale del profilo. Andiamo a definire il tre quarti e concludiamo. Ok, finiamo con il tre quarti, sempre aggiungendo l'attaccatura dei capelli, quindi io aggiungo sempre basetta, faccio la mia forma semplice, dopodiché posso o cambiare l'attaccatura se si vede molto di più, tipo se abbiamo dei capelli corti, magari rasati in questo punto, fino a questo punto, e qui alti,
io faccio l'attaccatura in questa maniera, potrei farla magari più appuntita centrale, o aggiungere magari un'attaccatura diversa così lateralmente. Quindi capite? L'attaccatura più semplice è quella che sto facendo sempre io, cioè molto quadrata. Dopodiché potete cambiarla. Ok, vado a definire il mio tre quarti e vediamo e commentiamo dopo come è venuto. Ok, abbiamo finito anche col tre quarti. Come vedete, tutti e tre i visi sono completi di tutti i capelli. Vediamo come quelli solo nel profilo possono cambiare leggermente, in quanto la rotazione dei capelli fa sì che, come li vedevamo, potevano sembrare in avanti, sparati in avanti. Invece vediamo che la capigliatura ha una rotazione verso il retro della testa. Questo è il mio personaggio studiato in frontale, profilo e tre quarti. Io spero abbiate capito il concetto delle due rose, del volume della capigliatura e di come quindi queste ci possono servire per creare una capigliatura dei capelli con la loro naturalezza, in modo tale che non sbagliate più su alcuni punti, come attaccare i capelli troppo alla testa o renderli troppo disordinati e che non sembrano neanche dei capelli. Ecco, tutto qua. Allenatevi su questi punti, su queste regole, provate o a copiare dei personaggi riuscendo a capire dove sono le loro rose e quindi studiandone la base e la struttura, e poi provate a crearne anche di vostre. Quindi create un vostro personaggio con i tutorial precedenti per fare la testa e aggiungete il dettaglio di questo tutorial, cioè i capelli, applicando le nuove regole che avete imparato adesso. Niente, il tutorial è finito, spero che vi sia stato d'aiuto e che vi abbia spiegato almeno tutto quello che potreste voler sapere dei capelli. Se non fosse così, allora lasciate un commentino, ditemi quello che vorreste ancora sapere dei capelli e vedrò se semplicemente darvi dei consigli scrivendovi nei commenti. Potete scrivermi in privato anche nella pagina Facebook Black Horizon MG, tanto lascio tutti i link in descrizione. Potete scrivermi lì e io vi potrei mandare anche dei disegni per farvi capire meglio, sempre in via privata, se è una cosa di piccola specificazione. Mentre se è una cosa importantissima, potrei anche fare dei video tutorial aggiuntivi. Per esempio, se non ho spiegato qualcosa che è veramente fondamentale, ma come sempre ho detto, per me ci sono cose che sono abbastanza ovvie, magari per voi sono più complicate, solo quando mi venite a dire una certa cosa è lì che io decido di fare un ulteriore tutorial e dire: è vero, hai ragione, era meglio spiegare anche questa cosa qui. Ecco, siete voi ad aiutare me, oltre che ad aiutare voi stessi, così faccio dei tutorial sempre di aiuto. Ok? Spero comunque che tutte le informazioni che vi ho dato siano servite. E niente, per il tutorial dettaglio dei capelli abbiamo finito. La prossima volta vedremo gli occhi. Quindi tutorial 3, parte seconda, sempre per i dettagli, vedremo gli occhi. Alla prossima, ragazzi. Ciao ciao!